Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi ci troviamo nel centro di Savona, in una delle sue piazze più famose, Piazza Mameli, ritrovo da tantissimo tempo per tutti i giovani e non di Savona. Ma siamo qui per raccontarvi una storia più antica. È il 4 novembre del 1918. Poco dopo mezzogiorno, nelle radio di tutta Italia, inizia a tuonare la voce del generale Diaz. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Ma questa guerra ha avuto un costo enorme. Quasi 1 milione di persone sono morte, tra militari e civili. E dunque in tutta Italia si inizia a ipotizzare la costruzione di qualcosa che li ricordi, che onori il loro sacrificio. E Savona non si sottrae a questo. Ed è così che nel 1927 nasce uno dei punti più riconoscibili della nostra città, il Monumento ai Caduti. Le origini della piazza dedicata al patriota Goffredo Mameli, che ospita il monumento ai caduti più importante della città, risalgono agli anni 70 dell'Ottocento. All'epoca l'area era occupata per una buona parte dai giardini della villa della famiglia De Mari, che si estendevano fino all'attuale piazza Diaz. Con gli anni arrivò ad avere la conformazione attuale, tuttavia chiamandosi all'epoca piazza Pietro Paleocapa, come la strada che ancora oggi collega il porto a Piazza del Popolo, era priva di monumenti o di simboli particolari che la rendessero in qualche modo identificabile. E probabilmente anche per questo motivo venne deciso di erigere un monumento dedicato proprio a Paleocapa. L'iniziativa però tramontò dopo poco e quindi, in pieno ventennio fascista, la decisione di posizionare un monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre, con un particolare riferimento alla Grande Guerra, il cui ricordo era ancora molto vivo, fu scontata. Su richiesta dell'Associazione Nazionale tra le Madri e le Vedove dei Caduti, fu bandito pertanto un concorso di idee a cui parteciparono numerosi progetti. Ad aggiudicarsi la gara fu uno scultore genovese, Luigi Venzano, che ebbe il privilegio di erigere sulla piazza il monumento chiamato Rintocchi e Memorie. Esso è composto da un basamento in pietra e una scultura in bronzo e fu completato verso la fine del 1926. L'opera è costituita con un basamento di sienite del Balma, mentre le figure sono realizzate in bronzo, ma non è un bronzo vergine. È il bronzo dei cannoni austriaci catturati durante la Grande Guerra. E non è l'unico caso. Infatti, anche le medaglie commemorative della Prima Guerra Mondiale, sono costituite con lo stesso bronzo dei cannoni nemici fusi al termine della guerra. Il monumento è costituito da due blocchi di figure che simboleggiano l'inizio e la fine della guerra. Da una parte, l'inizio, un veterano pensante è seduto ai piedi di un soldato in partenza per il fronte. Dall'altro, la fine, un'anziana mamma affranta con la mano sul capo di una sposa in lutto che stringe un figlioletto in braccio. Le due figure rappresentano il dolore composto per la morte dei figli, delle madri di ogni generazione. Al centro, la grande campana sorretta da quattro titani incatenati alle sbarre di sostegno è ispirata all'antica campanassa di Savona, costruita nel 1669. Arrivò dalla ditta Picasso di Recco, mentre l'orologio che la controlla fu ordinato dalla ditta Trebino di Uscio. Terminata la costruzione, nel 1926, il monumento rimase per molto tempo fasciato in attesa dell'inaugurazione. Essa avvenne il 18 settembre del 1927 alla presenza di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele III. Sul lato della Banca d'Italia fu allestito il palco reale e tutta la piazza fu divisa in settori destinati a varie categorie: militari, civili, classe dirigente e clero. Da quella data la campana, presente nel cuore della scultura, suona alle ore 18 di ogni giorno, 21 rintocchi consecutivi da quasi 90 anni. Il monumento, pur essendo il centro ideale della piazza, non è tuttavia posizionato esattamente nel mezzo, fisicamente parlando, ma leggermente di lato. A metà degli anni 90
Ci fu la proposta di spostarlo al centro della piazza, creando in questo modo una vera e propria rotatoria per poi distribuire i parcheggi sui due lati più corti. Ciò, come ben sappiamo, non avvenne mai e Piazza Mameli, sebbene rimanga strutturalmente sempre quella del 27, ha avuto come unico cambiamento l'occupazione permanente dei veicoli. Ogni giorno alle ore 18, per circa 30 secondi, si può respirare in silenzio il clima di un tempo. Le auto si fermano e la campana suona 21 rintocchi, uno per ogni lettera dell'alfabeto, in memoria di tutti i soldati, con o senza nome, che morirono durante quella guerra. Ed è così che la città si ferma, ricorda la sua storia, la storia d'Italia, e poi, appena finito il suono, tutto riparte. Anche per oggi il nostro viaggio nella cultura e nella storia di Savona si è concluso. Il Monumento ai Caduti è sempre qui, da ormai 90 anni a segnare il centro di Savona e a segnare la sua storia. Anche se la maggior parte dei savonesi non conoscono le motivazioni della sua edificazione, non conoscono la cerimonia che tutti i giorni si tiene alle 18, nessuno sa il motivo. È così ed è sbagliato che semplicemente ci sia questa conoscenza sommaria. Bisognerebbe valorizzarlo, bisognerebbe che tutti sapessero perché è qui, perché è stato costruito e chi ricorda. Io come al solito vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata.